A lei le gallerie si tengono anche dei corsi per insegnare l'arte. E a tenere questi corsi, Sara. Sara, spiegaci come avvengono questi corsi. Dunque, i corsi cerchiamo di insegnare, disegnare dal vero, le proporzioni, matite su carta, chiaroscuro, partiamo dai solidi geometrici, alle basi di gessi, basi di ritratto, proporzioni della figura umana, e chi ha pazienza e curiosità e tempo e voglia, insegniamo anche a dipingere acrilico, acquarello e olio. Partiamo sempre dal vero, lavoriamo con una riproduzione Madonna, un ritratto settecentesco, collage, diciamo visioni, chi ha piacere dipingere le nuvole, il mare, un tramonto. Possiamo arrivarci insieme gradualmente, passo per passo, come in una danza, la coreografia completa, vederla sembra impossibile di eseguirla, passo per passo si impara. Anche qua insegno come mi hanno insegnato al liceo artistico, all'accademia, io ho studiato a Parigi, amo disegnare dal vero, nei miei lavori studio con la matita, le persone in movimento, in danza, o comunque sempre il disegno, l'occhio che riproduce quello com'è nel limite del possibile, giusto. I margini possono variare, c'è sempre l'interpretazione, l'anima in mezzo, possono essere anche dei sogni, possiamo anche storcere la realtà, però bisogna capire quali sono i migliori punti di partenza per una bella composizione, che cos'è il numero d'oro, che cosa sono colori primari, terziari, secondari, qual è la luce del giorno, la luce calda, ombre fredde, la luce fredda, ombre calde. Questi concetti messi in pratica anche con i riflessi, giochi abbastanza multipli da poter poi applicare anche effettivamente in pratica, ci vogliono ore di esercitazione. Sono corsi aperti a tutti, quindi per tutte le età? Sì, assolutamente sì. Oltre al bambino, allievo, adolescente o un giovane lavoratore, possono essere anche persone mature, con famiglia, insomma, anche ritagliarsi un tempo per sé o per realizzare un sogno di gioventù, perché no? Siamo sempre qua, ben accettiamo tutti e se possibile organizziamo dei piccoli gruppi, altrimenti lavoriamo in maniera individuale, che mi piace moltissimo ascoltare ogni singola persona con le sue capacità, le sue esigenze e aspettative e lavorare su quello che uno vuole realizzare, dove vuole arrivare. Persone che quindi si appassionano all'arte attraverso la tua passione e il tuo lavoro. Cerco di trasmettere quella voglia di fare, quella possibilità di realizzare, perché non ci sono limiti. Nella vita possiamo sempre migliorare e l'arte penso che sia un ottimo mezzo per migliorare se stessi come personalità, e non ci devono essere dei tagli tu sì piuttosto che no. Io cerco di trasmettere al massimo quello che so, quello che ho imparato, mi appassiono proprio, tale vero che ho portato 5 gessi, le repliche di arte antica che propongo a disegnare nei miei corsi di disegno, in modo tale da effettivamente proprio usare i pezzi che ho usato io nel mio liceo artistico. E già 6 anni fa Matteo Tucci cominciava il corso di disegno, abbiamo fatto 8 lezioni solo matite su carta, è stato un allievo molto attento e si vedeva che a quella voglia di fare subito, esercitarsi, si impegnava moltissimo. Difatti sono proprio contenta che prosegue la sua strada di artista, come giusto che sia. E allora hai citato uno dei tuoi allievi, Matteo Tucci, e andiamo allora a vedere come è andata avanti la sua arte. Benissimo, io sono felice del suo talento e delle sue opere.
Sì, diciamo che fin da piccolo mi è sempre piaciuto il disegno, i colori, il provare tante cose. Io sono appunto, non ho fatto degli studi, sono autodidatta, quindi guardando un po' in giro, prendendo degli spunti su qualcosa che magari mi colpiva al momento, ho detto ma sì, proviamo, sperimentiamo, e con il tempo poi magari anche con suggerimenti di conoscenti, poi con gli anni, ultimamente poi ho frequentato anche dei corsi qui nella galleria e quindi ho potuto affinare un po' la tecnica, scoprire tecniche nuove, conoscere di più quello che effettivamente è l'arte, quello che poi faccio. Principalmente faccio quello che a me viene da dentro e che mi colpisce e viene fuori quello che vedete. Quello che a me piace principalmente è l'iperrealismo, cioè l'arrivare a creare un'immagine che sia molto vicina a quella che è la realtà, alla fotografia, questo per trovare il mio limite, vedere fino a che punto riesco a riprodurre il reale sulla tela o sulla carta, a seconda di quelle che sono le varie tecniche. Principalmente quello che a me piace è appunto l'iperrealismo. Poi, come si vede dall'ultima opera, ho provato a contaminare questo mio modo di essere forse troppo preciso a volte su qualcosa di un po' più libero, e quindi ho detto proviamo, vediamo cosa viene fuori, e mi sono reso conto di un mondo a me sconosciuto che mi affascina e dove viene fuori quello che ho dentro, le emozioni, e il momento creativo, diciamo, libero. Parliamo proprio dell'opera alle tue spalle, cosa ci dice quest'opera? Questa diciamo mi è stata commissionata, una persona a cui piace il genere mi ha chiesto qualcosa di un po' più particolare, è rimasta colpita da un'immagine che aveva visto in giro facendo un viaggio e appunto mi ha commissionato questo tipo di quadro. Inizialmente ero un po' titubante perché appunto non è un qualcosa che mi sentivo mio, perché le precedenti mie creazioni erano tutt'altra cosa. Ho preso la sfida e ho detto proviamo, vediamo cosa esce e se è un qualcosa che sento che mi possa appartenere. Quando ho cominciato le prime pennellate, i primi tratti di colore, ho sentito che nasceva una cosa bella e la mia ispirazione era libera, senza tanti schemi, senza tanti pensieri precedenti, quello che veniva veniva, e così è stato, tant'è vero che una volta finito ho detto mannaggia, me l'hanno commissionato e non è più mio, lo volevo tenere appeso in casa, però il sapere che andrà in casa di qualcuno a me fa molto piacere. Il tuo sogno nel cassetto come artista? Bella domanda. Beh, sinceramente dove sono arrivato adesso non l'avrei mai immaginato. Grazie ad Andrea, alla galleria che mi ha permesso di farmi conoscere. In tutta sincerità sono già arrivato oltre a quelle che erano le mie aspettative. È difficile dare questa risposta perché essendo già con la vita, diciamo, già a posto con la situazione di lavoro, la casa, e la famiglia. Uno pensa di essere già arrivato, invece in verità non è questo, che a livello artistico assolutamente non è questo. Il sapere che le mie opere sono in casa di qualcuno è per me un orgoglio e quindi non dico sono già arrivato. Da qui si va oltre, non c'è un obiettivo, non c'è un limite, non c'è quello che viene. È ben accetto. Vi invitiamo a venire a visitare il sito della galleria, che è www.lgalleria.it, Facebook L Galleria, Instagram lo stesso L Galleria, e quindi la galleria appunto vi augura una buona estate e sappiate che grazie all'arte e alla passione, qualunque essa sia, si vive meglio, soprattutto in questo periodo molto molto difficile. Auguri a tutti di buona estate e buona arte a tutti. Ciao a tutti e a presto. Ciao.